Buongiorno, oggi parliamo con Ivana Barbacci, che è la segretaria generale di CISL Scuola, anzi la nuova segretaria perché è stata eletta da poco, quindi cogliamo anche l'occasione per farle i nostri migliori auguri di buon lavoro e parliamo degli ultimi eventi che ci sono stati nella scuola. In particolare a Ivana Barbacci vorremmo chiedere un giudizio su come a suo parere è andato lo sciopero di ieri 30 maggio, uno sciopero che stando ai primi numeri si è attestato intorno al 15-16%, forse persino una percentuale che è andata al di là delle aspettative dei sindacati, anche se per la verità ben lontano questo numero dai numeri storici di altri scioperi ben più partecipati. Ricordiamo quello di fine ottobre 2008 o quello più recente del maggio 2015, ma probabilmente erano altri tempi, altre situazioni. Tutto sommato, vista la situazione, visto il contesto, forse questo 15-16% per voi è un buon risultato, comunque un risultato accettabile? Beh, è stato uno sciopero importante per il valore politico che abbiamo voluto imprimere a questa mobilitazione. Certamente un momento dell'anno scolastico complicato per chi è persona di scuola. Quindi il 30 maggio di fatto si colloca in una condizione di complessità. Certamente gli scioperi sono strumenti molto delicati che vanno utilizzati con grande, come dire, responsabilità. E mi sento di dire che abbiamo lavorato un mese, e non è tanto per la scuola, un mese di informazione, di assemblee, in una dinamica appunto di fine anno scolastico. Se avessimo avuto un margine di anticipo rispetto anche alla nostra attività sul territorio, probabilmente avremmo potuto anche aumentare la percentuale. Però sono soddisfatta perché avverto che la scuola sta prendendo consapevolezza anche di quelle che sono le potenzialità da un lato e i rischi che si possono che si possono verificare nel momento in cui si perdono delle occasioni importanti. E questa del DL36 è un'occasione davvero mancata. Ecco, veniamo proprio al DL36, segretaria. Voi a questo punto che cosa vi aspettate? Che il governo e il ministro Bianchi prestino un po' più attenzione, ascoltino un po' di più la voce della scuola, o temete che, come è già accaduto nel maggio del 2015, in occasione della legge sulla buona scuola, il governo continui ad andare avanti diritto per la sua strada? Beh, noi ci aspettiamo intanto che in fase di conversione del decreto legge il Parlamento, e quindi prima ancora che il Parlamento e le commissioni facciano il proprio lavoro. Qui si tratta davvero di far coagulare una sorta di intento che vada a correggere in maniera significativa le parti più complesse, fermo restando che abbiamo consapevolezza che il testo non potrà essere cassato, perché è contenuto in un decreto omnibus, se lo vogliamo chiamare così, che ha come argomento il PNRR. E questa è stata anche una strategia, perché noi avremmo avuto diritto come scuola a un decreto scuola, a un testo normativo che probabilmente doveva essere prima, diciamo, concordato, partecipato, negoziato, confrontato, un disegno di legge, un qualcosa che aveva diritto ad avere tutti i tempi di maturazione. Mentre invece un decreto legge di urgenza che contiene tutta una serie di interventi, dentro il quale c'è anche una quota parte che riguarda la scuola, già di per sé colloca tutto l'impianto delle modifiche in una condizione di difficoltà. Noi stiamo avendo contatti formali con tutte le forze politiche e stiamo ponendo le questioni in termini proprio di criticità, ponendo un problema di carattere anche politico,
politico di un Parlamento che si è sentito anch'esso esautorato, perché così ci è stato raccontato dal Ministro dell'Istruzione in termini anche di confronto preventivo. Ora quindi tocca a loro intervenire, certo, su una modifica. Senta, segretaria, ma fra tutte le questioni che il decreto affronta, e ne affronta tante, perché c'è la questione dei concorsi, le modalità di reclutamento, c'è poi il tema complicato e delicato della formazione continua obbligatoria incentivata e così via, a suo parere qual è, e a parere del suo sindacato ovviamente, qual è il punto più importante, cioè diciamo quello su cui magari se fosse accettato magari sareste disposti anche a chiudere un occhio su altre questioni? Allora, mi sento di dire che sintetizzare in un punto faccio fatica. Ne troverei due di punti. Seppur con molta, come dire, diciamo anche disponibilità, perché poi sarebbero molti di più. Il primo è gli aspetti delle risorse, cioè le risorse economiche che sono a fondamento degli interventi normativi, in particolare quelli a supporto della formazione, non possono essere risorse che oggi sono a disposizione della scuola. Qualunque azione che possa essere anche non condivisibile dal punto di vista della finalità, però, deve essere finanziata ex novo. Questo è il primo punto. Io non posso sopportare tagli agli organici, né tantomeno prelievi da fondi che sono a disposizione della scuola in una condizione anche di estrema difficoltà, anche in presenza di quelle risorse. Questo è il primo punto. Certo. Poi parliamo della finalizzazione di queste azioni. Vabbè, quello è un'altra questione, lo possiamo vedere poi a parte. L'altro punto è la seconda gamma del reclutamento. Lì non c'è una chiarezza, non c'è una lucidità nel comprendere che questo intervento non risolverà il problema della copertura dei posti vacanti. Per come è concepito il reclutamento, immaginare che i concorsi ordinari, una volta, cioè ogni anno, siano la soluzione della dimensione del precariato o comunque che vadano a rispondere all'esigenza di coprire i posti vacanti, è un'utopia che fallisce, che fallirà nella realtà dei fatti. Allora noi dobbiamo per forza immaginare una condizione che prende coscienza dalla realtà, 210-20 mila soggetti che hanno un servizio, che stanno svolgendo servizio nella scuola, debbono poter essere individuati come soggetti destinatari di un percorso intanto di abilitazione. Questa è la prima cosa. Chi sta in classe, di ruolo o non di ruolo, deve essere abilitato dal nostro punto di vista. Non posso e non voglio programmare le abilitazioni solo collegandole al numero dei posti vacanti, perché poi ci sono anche posti al 30 giugno, certo, e lì possiamo fare gli stessi danni di quelli che possiamo fare sui posti al 31 agosto. Quindi vogliamo avere persone abilitate che possono poi e devono fare un percorso di formazione per arrivare a diventare di ruolo. Senta, segretaria, mi scusi, questo però allora chiama in causa, penso, anche il Ministero dell'Università, perché poi sono le università che devono promuovere e organizzare i percorsi abilitanti, quindi non è un'operazione che può fare il Ministro Bianchi da solo, è giusto? Assolutamente sì, tanto che noi abbiamo posto l'attenzione oramai da tempo e la stiamo riponendo. Noi verifichiamo il disinteresse da parte delle università, che ricordo sono governate in via generale dal Ministero dell'Università, ma poi hanno una caratterizzazione molto spinta in termini di autonomia. Verifichiamo soprattutto nelle università del nord, dove ci mancano i docenti di scuola secondaria di secondo grado, perché ricordo che il problema nasce esclusivamente per quanto riguarda le cattedre di scuola secondaria di primo e secondo grado, verifichiamo un disimpegno da parte delle università delle regioni del nord a immaginare percorsi abilitanti o tirocini formativi, e vediamo anche il TFA sul sostegno quanti sono
quanto sono inadeguati i posti messi a disposizione rispetto al fabbisogno. Quindi qui serve una sinergia che deve certo. nascere anche da una spinta che non può che venire dal Presidente del Consiglio, dal Palazzo Chigi, perché qui c'è un tema che va a intersecare sia gli aspetti programmatici dell'istruzione che gli aspetti operativi e programmatici dell'università. Abbiamo spacchettato i due ministeri, ora dobbiamo tornare a farli riparlare in una lingua comune, possibilmente. Certo, senta, il tema qui è vasto e magari prendiamo entrambi l'impegno per rivederci e approfondirlo, perché in pochi minuti possiamo, come dire, accennarne, ma sicuramente i problemi sono molto complicati e vanno un po' approfonditi. Però vorrei ancora chiederle questo, sempre partendo dall'esito dello sciopero di ieri, 30 maggio. Lo sciopero di ieri riguardava anche il tema del contratto e quindi delle risorse contrattuali. Ora qui bisogna dire la verità, voi sindacati, tutti quanti, e giustamente dal vostro punto di vista, chiedete un aumento delle risorse disponibili, però va anche detto che per avere più soldi bisognerà aspettare la legge di bilancio, quindi bisognerà aspettare almeno, se non proprio l'approvazione definitiva della legge, cioè il 28, 29, 30 dicembre, però almeno aspettare che la legge di bilancio sia arrivata ad un punto avanzato. Quindi questo vuol dire che oramai prima di novembre-dicembre è ben difficile che questo contratto si chiuda. Capisco bene o mi sbaglio? Beh, io credo che soprattutto nell'ambito che rappresentiamo, il mondo dell'istruzione, non possiamo certo chiudere un contratto a istituzioni scolastiche chiuse, non perché si vada in vacanza per due mesi, semplicemente perché non abbiamo la possibilità di fare assemblee, incontri informativi, perché di fatto ci è impedito dall'organizzazione della scuola. Dopodiché abbiamo appena cominciato e quindi mi sento di dire iniziamo la strada, vediamo che cosa succede, come verrà impostato il dibattito da parte dell'ARAN. Qui non c'è una trattativa prendere o lasciare, qui c'è una trattativa, qui c'è una negoziazione. Io voglio mettermi nelle condizioni di battermi punto per punto, perché poi alla fine il contratto che sarà il punto di sintesi deve essere il miglior contratto nel contesto dato. Chiaramente il contesto dato è un contesto in cui noi stiamo ragionando rispetto a un contratto già scaduto, 2018-2021. Certo. Ci sono tre leggi di bilancio che hanno già finanziato i 2 miliardi che poi debbono essere allocati in una dimensione tra docenti e ATA, poi ci sono dei fondi che sono destinati a alcune parti ai docenti, altre agli ATA. Abbiamo già un esempio che è quello delle funzioni centrali, che proprio oggi hanno confermato e hanno definito il loro contratto. Quindi già quella è una base su cui immagino possiamo ragionare in termini anche di aspetto normativo, andare a vedere dove si è intervenuti. C'è una parte, ad esempio, molto interessante, nuova sul welfare contrattuale. Noi non l'abbiamo mai avuto, invece è uno scenario che possiamo aprire. E poi dobbiamo trovare tutto quello che è necessario per implementare e incrementare le risorse. Perché noi dobbiamo immediatamente agganciare il contratto 2019-2021 al contratto 2022-2024. E questo non si può fare mettendo in mezzo un tempo troppo lungo, mandando uno di seguito all'altro con una, senza soluzione di continuità in termini di ricerca di risorse che devono andare a, completare un percorso. Tutto questo lo dobbiamo fare nel mentre il Paese va a dare sostanza al PNRR. Le due cose sono fortemente collegate. Certo. Senta, segretaria, quindi se capisco bene, la vostra idea è chiudere nel miglior modo possibile questo contratto, ovviamente senza trascurare la necessità di ottenere alcuni importanti di raggiungere alcuni importanti obiettivi, e dopodiché, dopo aver chiuso questo contratto, aprire immediatamente quello successivo. Quindi
una battaglia contrattuale senza soluzione di continuità anche a partire dal 2023. Proprio così, almeno per quanto riguarda la mia organizzazione, noi abbiamo in mente davvero di non lasciar passare nemmeno un giorno tra una prima parte e una seconda, perché c'è un continuum e dobbiamo completare un disegno che noi abbiamo bene in mente. Poi bisogna vedere se saremo assecondati dalla politica. Siamo in mezzo anche tra la fine di una legislatura e l'inizio di un'altra, ricordo. Certo. E questo può essere storicamente un'occasione, un'opportunità, però dipende anche da quali sono i soggetti politici che si danno la staffetta. Quindi tutto questo è il contesto che non siamo, che non governiamo, ma che chiaramente vivremo, insomma, in maniera responsabile, ma anche molto molto attiva e attenta. E forse, se mi permette, segretaria, molto dipenderà anche da come si evolverà la situazione internazionale, perché diciamo che non possiamo stare particolarmente tranquilli, cioè il conflitto in Ucraina sta andando avanti, non sappiamo fino a quando, e se dovesse andare avanti ancora per molto tempo, probabilmente le ripercussioni anche sul nostro paese potrebbero essere pesanti, quindi dobbiamo guardare anche a questo, o no? Decisamente sì, assolutamente. Veniamo da una condizione di complessità legata alla pandemia, ci siamo, come dire, trovati nostro malgrado in una dimensione bellica che sta portando grandissimo nocumento anche proprio alla capacità del mondo del lavoro di poter rispondere anche alle complessità. Quindi dobbiamo sostenere i redditi. Questa è anche la politica che la Confederazione, che la mia Confederazione, la CISL, ha affermato. Due giorni fa abbiamo confermato il segretario confederale Luigi Sbarra, ed è un punto fermo intorno al quale ci muoveremo anche in termini di trattativa negoziale. Qui dobbiamo dare ossigeno alle retribuzioni proprio per sostenere anche quella dimensione di complessità economica che altrimenti ci farebbe crollare sotto la dimensione diciamo inflattiva, che sarà molto difficile recuperare nei prossimi anni. Senta, un'ultimissima domanda, lei me lo permetterà: come stanno andando i rapporti con le altre organizzazioni? Perché tra novembre e dicembre, insomma, c'erano stati attriti piuttosto pesanti con le organizzazioni, quelle in particolare che avevano deciso di fare uno sciopero contro le regole sulla mobilità e quant'altro. Adesso i rapporti si stanno, come dire, aggiustando? Ma io posso dire questo, che l'unità sindacale è un valore nel momento in cui condividiamo metodi e modelli e contenuti. Quando ci siamo trovati a dicembre non condividevamo non tanto le analisi, ma lo strumento. Non abbiamo ritenuto opportuno in quella fase storica indire uno sciopero, soprattutto perché avevamo ben contezza che la categoria non lo stava capendo. Fare uno sciopero non capito è uno sciopero fallito, e per me ogni sciopero fallito è comunque una dimensione che mi fa interrogare. In questo momento ci siamo trovati nel condividere chiaramente un effetto, un elemento di complessità, perché il decreto legge 36 ha scomposto un po' l'asse anche di equilibrio rispetto anche alle aspettative verso il PNRR, e quindi una reazione il mondo della scuola doveva poterla mettere in campo. Quindi ci misureremo passo passo sui contenuti, e nel momento in cui troveremo le convergenze saremo uniti. Nel momento in cui dovessimo invece divergere rispetto alle analisi e rispetto agli strumenti, vorrà dire che ciascuno si assumerà la responsabilità di parlare alla categoria e spiegarsi. Bene, ringraziamo la segretaria della CISL Scuola Ivana Barbacci, e ci diamo appuntamento magari per un prossimo incontro in cui possiamo approfondire ancora qualche problema che abbiamo lasciato in sospeso oggi. Grazie, segretaria. Grazie dell'opportunità.